Buonasera, e questa sera un ospite particolare torna tra noi dopo parecchio tempo. È stato a lungo un protagonista della vita, del mondo dello spettacolo, della vita artistica della nostra città, ma poi naturalmente i suoi impegni non sono a Civitavecchia, sono proiettati direi quasi nel mondo perché le sue esperienze vanno ben oltre i confini nazionali. Allora, intanto, bentornato, ben ritrovato Pino Grazie, Quartullo, è stato un piacere grazie. riuscire ad averti con noi oggi e per Grazie. naturalmente farci ritrovare un personaggio così importante come te durante le festività natalizie, e naturalmente avremo modo di parlare quelle che sono le tue esperienze in questo periodo, quello che stai realizzando. E allora però devo passare naturalmente all'altra ospite, benvenuta tra noi Maria Luisa Rubulotta, e allora Buonasera, anche tu hai ciao. un'esperienza con il teatro e con la danza naturalmente che hai portato un po' ovunque, però qui questa sera è un po' diversa, la tua esperienza l'hai trascinata, trasportata all'interno dei progetti di Pino Quartullo. Iniziamo subito allora a parlare con Pino, che cosa stai facendo, che cosa stai realizzando, perché avremo modo poi di vederlo e di sentire qualche cosa, qualche novità in più anche attraverso la nostra emittente. Dunque, tanto sono qua, approfitto per fare gli auguri di Buon Natale e ho colto questa occasione appunto delle feste natalizie per presentare un lavoro che noi abbiamo fatto 2 anni fa, giusto? Settembre. A settembre del 2018, al Teatro Ghione di Roma abbiamo presentato una commedia che si intitola 6 lezioni di danza a domicilio e che ho realizzato facendo le prove qui a Civitavecchia, un po' nella scuola di Maria Luisa. Al Ballet Center. Ballet Center e Ok. anche nel Forte Michelangelo, nella biblioteca del Forte Michelangelo, che ci è stata gentilmente concessa dal comandante, allora comandante Leone, ora ammiraglio Leone, che anzi approfitto per ringraziare per la sua disponibilità, perché appunto abbiamo avuto questi spazi per poter fare un laboratorio teatrale. E siccome questo spettacolo l'abbiamo rappresentato a Roma e soltanto a Roma al Teatro Ghione, mi sembrava carino farlo conoscere anche ai civitavecchiesi, anche perché i protagonisti sono 12 civitavecchiesi. Che sono nati Sono all'interno del tuo laboratorio, sì. perché allora ricordiamolo, Pino Quartullo è noto come attore di cinema, di teatro, si è esibito un po' dovunque nei maggiori teatri italiani, ma anche, ha avuto anche problemi, direi che per caso quasi non ha vinto un momento, L'Oscar. ecco, un Oscar, vediamolo, perché è andato veramente oltre i nostri confini con il mondo del cinema. E poi lo ricorderemo un momento questo passaggio del cinema, perché è un'esperienza che credo per te sia stata anche importante, ci tornerai a parlare di cinema perché ogni tanto ti vediamo Sì, apparire, eccetera. Allora, come no? rientriamo parlando un po' di questo spettacolo che tu hai dato Sì. al Ghione. Questo spettacolo si intitola 6 lezioni di danza a domicilio perché racconta la storia di una donna, un po' diciamo ha superato i 40, e siccome è sola, fa lezioni di danza a domicilio e chiama a casa È un insegnante comunque di danza, un è una insegnante di coreografa. danza, ma la cosa comica è che Maria Elisa Rubulotta fa la donna che prende lezioni di danza, quindi diventa allieva Bello, quindi dell'insegnante. come E nella commedia originariamente era un'attrice e un attore che faceva questo coreografo un po' disgraziato che va a fare lezioni di danza a domicilio, e ho sdoppiato i ruoli, l'ho suddivisi. E ogni scena c'è una coppia diversa, c'è una signora diversa e un insegnante di danza diversa. Quindi sono 6 scene e ogni scena c'è una coppia diversa, di uomo e donna. Nella settima scena, che è il finale, ci sono tutte e 12 le 6 donne e i 6 uomini. L'ho Chi è questa commedia? Chi è scritta l'autore? io? Ah, l'hai scritta tu? Sì. Va bene. È la Quindi, mia allora, anche come elaborazione autore, allora, come biografo. e una cosa interessante è che ad ogni lezione di danza il ragazzo insegna un passo nuovo, quindi è anche carino perché in questa commedia si può un po' ripassare diciamo, le varie tipologie di danza e ripassare i passi perché lui insegna a lei i passi ogni volta. E devo dire che l'allieva Rubulotta ballava molto Ecco, bene. io questo proprio stavo per fare questa domanda. E come si comporta l'allieva? Ecco. L'allieva è brava anche come attrice, ma soprattutto
il coreografo si complimentava con lei perché era molto brava. Era un po' autogestita. E le coreografie di tutto lo spettacolo naturalmente sono di Maria Luisa, perché lei ha lavorato in questo gruppo, molti di loro hanno fatto danza con Maria Luisa. E quindi anche questo è stato un incentivo a lavorare su questa storia e appunto a creare una possibilità di fare teatro e danza insieme. È una storia molto divertente, anche un po' toccante, perché le loro vite poi, le loro solitudini sono non proprio divertenti, però questa amicizia tra lei e lui è una cosa che poi cresce di lezione in lezione e diventa un bellissimo rapporto. Noi l'abbiamo rappresentato al Teatro Ghione, come già ho detto, ed è una serata speciale perché quella sera viene a vederci Gigi Proietti, era tra il pubblico, e alla fine si è alzato, gli abbiamo fatto un grande applauso, poi è venuto con noi nei camerini, quindi è carino vederla anche per vedere alla fine Gigi Proietti che era con noi, un modo anche per ricordare il grande Gigi. È un bel modo per ricordare il grande Gigi, hai ragione, quindi noi ne abbiamo approfittato apposta anche per questo, non solo per averti ospite, ma naturalmente manderemo in onda il tuo spettacolo anche grazie alla presenza di Gigi, non soltanto per avere te e per avere Maria Luisa. Maria Luisa, ma com'è stato lui come regista di questo spettacolo? È stato duro, severo? Insomma, beh, lei è peggio di me, attenzione. Beh, lei... immagino tu con le tue allieve, quindi non perdoni, ma Maria Luisa è conosciuta in città. Insomma, allora, severa come insegnante. Diciamo che conoscevo il suo modo di lavorare, perché comunque le collaborazioni fra me e lui, certo, cioè ci sono anni e anni di collaborazioni, e a partire dalle 82 giornate, la Cassaria, il cortometraggio che abbiamo fatto, che ho fatto le coreografie, Campo dei Fiori, Donna, Campo dei Fiori, il musical a Sistina, quindi abbiamo avuto molte collaborazioni, per cui so e mi trovo bene col suo sistema. Mi trovo molto bene perché... lascia diciamo, libertà oppure proprio assolutamente tranciante? No, la lascio. Nel senso, cioè, io sento prima cosa mi propongono. Esatto. E se va bene, va bene. Se non va bene, io intervengo. Però. Certo. Sì, però il punto è che il lascio libertà ha un significato chiaro quando si hanno le idee chiare. E quando c'è un maggior senso di responsabilità. Le idee molto chiare di quale deve essere il prodotto, la confezione finale... Ecco che la libertà c'è, ma fino a un certo punto. È condizionata. Sì, ma non è brutta. Io questa cosa la trovo fantastica. Mm-hmm. Cioè, io non sono un'attrice navigata, ok? Per cui avere una persona che mi guida e sa quale deve essere la fine del movimento, perché io vado lì, me lo spiega e mi dice perché. E se non ci vado una volta, due, a terza insiste, io lì devo andare e quello devo fare. È rassicurante da questo punto di vista. Certo, mi rendo conto, certo. Devo dire che poi, chiaramente sono attori, alcuni di loro non avevano mai recitato. E negli anni, io sto insegnando da parecchi anni ormai, non soltanto qua a Civitavecchia, anche a Roma a Cinecittà, all'Act Multimedia, a Roma da un'altra scuola, anche a Tarquinia, ma credo che sia importante fare teatro come attività non solo di svago, come attività culturale, ma anche per un po' conoscere meglio se stessi, in qualche modo imparare a avere una postura, capire la propria voce, relazionarsi agli altri, e devo dire che è molto terapeutico. E in un momento come questo, devo dire che fare teatro è un momento importante per trovare appunto ossigeno a tutto quello che ci circonda, di uscire, di fuggire dal momento che noi viviamo, entrare nel corpo di qualcun altro per poi ritornare al nostro e ritornare nella vita. E ci sono ragazzi, quando io ho insegnato a Cinecittà l'Act Multimedia, io mi sono trovato dei ragazzi e ho detto: ma come è venuto in mente a questi ragazzi di pensare di poter fare attori? E poi ho scoperto che erano i genitori che li mandavano, perché erano bloccati, non riuscivano a parlare, non riuscivano a camminare, avevano dei problemi. E quindi dico, erano contratti, non si capivano quando parlano. Cioè, e allora ho capito
che è proprio una disciplina che può aiutare molto anche chi ha problemi d'altro tipo. Certo. E quindi anche qua a Civitavecchia avevo ragazzi molto bloccati e poi con improvvisazioni, esercizi, con appunto vari trucchi e espedienti, uno riesce a scardinare dei traumi che hanno avuto e a dargli una nuova vita. Mi rendo conto, e adesso una domanda banale, ma che io faccio sempre quando intervisto degli artisti, degli attori, lo facevo quando c'era ancora il Teatro Traiano, quindi ho avuto anche la possibilità di intervistare grandi nomi del mondo dello spettacolo, tra cui ricordo con molta simpatia, con molta tenerezza, Giorgio Albertazzi. È stata un'intervista bellissima sull'insostenibile leggerezza dell'essere, e quindi è un'esperienza molto, molto forte. Però, ecco, tra queste tue esperienze, questa tua vita tutta teatrale, poi tutto sommato, a parte il cinema che poi lasciamo un pochino in disparte, come vivi, ecco, questa esperienza in questo momento drammatico in cui tu non hai più il rapporto con il pubblico, con il quale, per il quale si recita poi in definitiva? Sì, tra l'altro io ero in tournée fino a febbraio, ero in tournée con Enzo Iacchetti con uno spettacolo che si intitola Hollywood Burger, con la mia regia, prodotto dalla Contrada di Trieste. Due attori sfortunati di Hollywood, che stanno alla mensa di Hollywood, io e Enzo Iacchetti ci trovavamo veramente bene, il pubblico era entusiasta, avevamo un grande successo, abbiamo perso 60 recite, perché da febbraio a maggio eravamo anche al Teatro Olimpico a Roma, al Teatro Duse di Bologna, e quindi è stato cancellato tutta la tournée, e ora in teoria dovremo riprendere a marzo, ma non sappiamo cosa succederà. Quindi che cosa succede? Come ha detto il Papa, cercate di sfruttare bene questo tempo, non perdete questo tempo, e quindi ho ripreso dei progetti che avevo come regista, come autore cinematografico, e ho scritto delle sceneggiature, ho terminato dei lavori che avevo sempre rimandato perché ero impegnato col teatro, ho fatto anche un progetto al MIBAC, ho avuto un riconoscimento per lo sviluppo, per un progetto, e quindi ho anche dei progetti in ambito cinematografico. E poi con Tarquinia, con la città di Tarquinia, Montalto e Tuscania, ho un progetto per realizzare una miniserie con dei testi di Fedo. Quindi non farò uno spettacolo teatrale, ma gireremo nei luoghi di queste città. Perché Fedo? Perché ti ha colpito Fedo? Hai detto sui Perché testi Fedo, Fedo? È molto divertente, è un genio della macchina teatrale, e in un momento così drammatico credo che non è male tornare un pochino a fare sorridere, un viaggio perlomeno nei meccanismi della commedia, tradimenti, ipocrisie borghesi, che sono sempre gli stessi, sono molto vicini a noi. E quindi l'ho ambientato all'inizio del Novecento, appunto a Corneto, perché si chiamava così. Corneto, sì, sì, anche Corneto. Posta Tarquinia si chiamava Posta. Esatto, il nome è assolutamente inerente con Feydeau, con questo albergo, Hotel Feydeau, ho intitolato questa cosa, dove ci sono appunto molti tradimenti, molte corna. Però non si chiama Corneto perché c'erano le corna. Ecco, questa spiegazione è importante. No, perché si chiamava Corneto perché c'è il corniolo, che è una pianta con dei frutti rossi, sì, e quindi banche. Grazie al corniolo avevano pensato bene di chiamare Corneto la città. Poi si sono resi conto che era un po' ambiguo questo nome e hanno cambiato nome negli anni 30, mi sembra. Però essendo ambientato all'inizio del Novecento, Corneto mi sembrava si presta molto il nome bene. Della città ideale per fare Fedò. E comunque Fedò è stato anche riadattato da Scarpetta, da Edoardo Scarpetta in napoletano, e noi infatti io ho traslato alcune storie, c'è anche una domestica che ipnotizza la padrona e costringe a fare i lavori che dovrebbe fare lei, e quindi insomma ci sono un serie di storie divertentissime che gireremo esattamente come se fosse un film nei prossimi mesi, e quindi ecco come ho risolto, come ho svicolato dal problema dei teatri chiusi. Teatro chiusi però è naturalmente per voi che recitate, insomma avete bisogno del pubblico, a parte, come torno a dire, l'esperienza cinematografica si può continuare chiaramente sì. A girare. Infatti io poi sempre in questo periodo come attore è uscito il film Burraco Fatale, dove ero il marito di Claudia Gerini nei cinema, e poi ho girato un film, siamo riusciti a girare un film a ottobre, sempre a Tarquinia, incredibile ma vero, sì. E Buonanotte di Massimo Cappelli, prodotto dalla Lime Film, in cui faccio il padre del protagonista, che è un ragazzo che non riesce più a dormire, quindi rimane sveglio per parecchio tempo. E quindi, insomma, ho girato anche questo film.
E così si cerca di non pensare a questi teatri chiusi che sono una vera sofferenza. Io rimango però su questo tema, perché ecco, una persona del mondo del teatro che tu conosci bene, del cinema, Elena Sofia Ricci, ha fatto un bellissimo appello al Parlamento, presentando veramente questo mondo che non è solo quello che recita, che si presenta, no, ma certo, anche quelli che sono dietro, e quindi un'attività che rischiava di andare perduta, una sollecitazione anche a pensare giustamente ai ristoranti, al turismo, eccetera, ma anche il mondo dell'arte sotto tutti i profili, tutte le figure il mondo dei tecnici, gli operatori, le maschere, questo, il personale del teatro, sono tutti senza lavoro. Ecco, questo quindi è un dramma in questo momento, e sì, fino a che punto, ecco, si può intervenire somministrando, regalando qualche cosa che però non copre certamente, soprattutto penso dal punto di vista psicologico, a meno che uno non faccia quello che fa Pino Quartullo, vale a dire utilizzalo comunque il suo tempo, ma c'è qualcuno che magari può subire dei traumi. Ho parlato anche con i tecnici del Traiano, eccetera. Il momento della stasi, del ristagno, ti fa entrare un pochino in crisi, non soltanto il problema economico. Ma tutto il paese, ogni settore di libero professionista sta così. Maria Luisa ha la scuola chiusa da febbraio, tutte le scuole di danza sono chiuse. E se vogliamo parlare del turismo, vogliamo parlare di alberghi, ristoranti, cioè è una tragedia epocale. Certo, anche tutti gli operatori dello spettacolo, anche loro, siamo tutti in una situazione assurda. Perché poi sì, io tipo criceto nella ruota, mi do da fare, faccio queste cose, ma un conto è simpatica questa cosa, perché effettivamente tu ricordi il criceto nella ruota, perché giri spero sempre, però a buon profitto, dai. Spero di non girare troppo a vuoto, ecco. Però ecco, inganno il tempo scrivendo e facendo, però ecco, voglio dire, una tournée teatrale con dei tecnici scritturati che sanno che lavoreranno da febbraio a maggio e improvvisamente non lavorano più, è un bel problema, perché poi danno i rimborsi, danno dei riconoscimenti ai teatri, che sono un'istituzione, ai cinema, ma chi lavora nei teatri, cioè io per esempio avevo un contratto, non è che io ho avuto un proporzionale rimborso su quello che ho perso, certo. Ho avuto un incentivo che è stato uguale per tutti quanti, ma neanche proporzionale, neanche lontanamente immaginabile a quello che era poi la mia paga effettiva, è uguale per i tecnici, capito? Quindi è un grosso problema, chi non ha le spalle coperte, chi non ha da parte, come dire, del contante o comunque una qualche riserva, veramente uno si trova in grande difficoltà a dover vendere casa e a fare cose impreviste. Naturalmente. E Maria Luisa, allora, te l'ha lanciata lui, però la palla. Allora, la scuola di danza è ferma. E i rapporti non sono possibili in altro modo, perché chiaramente la scuola di danza è di gruppo. Sì, quindi. Allora, ci sta il modo di fare le lezioni online. Io personalmente sono contraria. È ovvio che ci si deve un po' adattare a quella che è la situazione, soprattutto per non perdere il feeling, il contatto con le persone, perché comunque la danza, la recitazione, il veicolo è la comunicazione. E da insegnante tu devi comunicare all'allievo, quindi tramite un video, tramite... Ecco, come fai? Come mantieni questi contatti con i tuoi ex allievi? Allora, il discorso che c'è un problema proprio tecnico, perlomeno quando l'ho fatto, e il problema tecnico è che non tutti hanno la stessa connessione. Per cui a un certo punto, laddove ci si deve muovere con la musica, sulla musica, chi ha la connessione più debole, e arriva il movimento dopo, quindi alla fine tu non sai se stai correggendo, ecco, certo, un errore, o se stai, cioè, quindi è fuori sync. Esatto, alcuni sì, altri no, e non capisci, non sai se devi fare la correzione o meno, quindi lasci un po' andare, chiaro, però non è la stessa cosa, no. E quindi allora bloccata l'attività della scuola o comunque sì, rallentata? Diciamo che al massimo abbiamo riaperto a ottobre e per 3 settimane.
E quindi poi è compromessa anche poi l'esibizione finale, i saggi che sono così importanti per gli allievi. È compromesso il lavoro, perché e allora, al di là della scuola vista come tale, che quindi è un luogo dove i ragazzi vengono, si esercitano, crescono, e ci sta pure magari qualche elemento che potrebbe diventare un professionista un domani, che ora deve lavorare, non può farlo fra un anno, fra un anno e mezzo, perché è già tardi, ha perso tempo, ha perso l'opportunità di entrare in un ente lirico. Quindi ci sono dei disagi grossi, che uno, visto come vanno le cose, deve dire: speriamo di ritrovarci tutti sani, però in buone condizioni, non solo di salute. Già ci si dovrebbe accontentare di questo, però il futuro dei ragazzi è veramente un po' compromesso, trovo. Perlomeno chi è che deve investire. Certo, è comprensibile, è vero. Quindi è un problema fortissimo. E Pino, tornando a te, allora, abbiamo detto del teatro, della tua attività che stai facendo anche come scrittore, quindi ti stai preparando anche per portare avanti altri progetti. Sì, se vogliamo parlare anche del cinema, con tutti i cinema chiusi. E adesso arrivavo al cinema. E quindi va bene, i cinema sono chiusi tutti. Pensate, c'è un film su Babbo Natale che ha fatto proietti con Gellini e che non esce, non può uscire perché tali sono chiusi. Pensate, aveva fatto un film, lui faceva Babbo Natale, che carino, e sarebbe uscito come film di Natale adesso. Purtroppo con le sale chiuse non c'è un recupero, non è mai, cioè hanno visto anche teatro streaming o cinema streaming, i film che escono e non escono nelle sale, non hanno lo stesso riscontro di incasso, chiaramente. Non tutti amano vedere il teatro a pagamento a casa o il cinema a pagamento a casa. E quindi è un danno enorme a un'industria, anche all'industria cinematografica, naturalmente. Certo. Sì, è un problema grosso che noi ci auguriamo naturalmente tutti che il governo sappia affrontare, perché i ritardi che ci sono stati e che continuano ad esserci sfortunatamente possono comportare problemi drammatici per una collettività che spera di riprendere al più presto, ma non sarà il vaccino a risolvere i problemi. Beh, quindi, se il vaccino funziona, io sarò il primo. Mi fa piacere, perché già ho sentito Gino Saladini che mi ha detto: io sarò il primo. E sono il secondo. È importante, se Gino arriva prima, voglio sarò dire, a modo di dire, chiaro. Ciascuno. Tipo quelli che quando regalano in quei negozi di elettrodomestici, regalano i cellulari, che fanno la fila la notte prima per prendere il cellulare. Ecco, io sarò là la notte prima in fila. Perché è importante. Per il vaccino, e girerò poi con un cartello con scritto vaccinato, senza mascherina, ecco, e girerò. Quindi non sei un negazionista, sei uno che è pronto a mettersi in discussione. Perché noi degli altri vaccini sappiamo cosa c'è negli altri vaccini che noi facciamo. Ma no, ma è per carità. Speriamo, è l'unico modo per uscire da questa cosa. Ma abbiamo combattuto tante cose però con i vaccini, ma ricordiamoci. No, ma poi soprattutto questo virus non è un virus normale, è un virus che non dà immunità di gregge. Allora, mio fratello ha avuto il Covid, è stato ricoverato. Anche mia figlia. Ecco. La moglie a casa è svenuto nel bagno, la moglie l'ha sorretto e lei non l'ha preso, lui sì. Lui è stato ricoverato con l'ossigeno e lei non l'ha preso. Per cui è anche inspiegabile come venga. Mio fratello, che non ha avuto contatti con nessuno, improvvisamente si è contagiato, però sua moglie no. Per cui poi ci sono persone che hanno avuto il Covid, qualcuno mantiene anticorpi, altri no. Quindi è veramente un nemico assurdo che si diverte anche a farci impazzire, non ha regole, e quindi speriamo che il vaccino funzioni, perché non ci sono soluzioni. Certo. Non è che dici mi prendo il Covid, così poi mi passa. No, non è detto. Non è detto. Anche Elena Sofia Ricci ce l'ha avuto, e lei però ha avuto per esempio più anticorpi. Ha reagito bene, quindi sì, ha avuto. Ho perso 3 zii io durante Covid a febbraio, quindi insomma devo dire che è stato un momento, abbiamo vissuto in trincea, però nonostante questo siamo qua, che ancora siamo ottimisti, vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, siamo speranzosi e quindi speriamo che appunto passi e il vaccino va fatto, perché è l'unica soluzione a questa situazione assurda. Io ti ringrazio, perché mandiamo queste tue parole come un messaggio veramente che dà forza a questa possibilità di
fare il vaccino e di tutelarsi per quanto possibile, chiaramente un'esperienza che nessuno certo. aveva mai vissuto in questi termini, perché ci ricordiamo per le storie che ci sono state in passato, la spagnola, la certo. SARS, eccetera, però questo si è dilagato veramente in un modo subdolo ovunque. Però il vaccino che è stato trovato in varie soluzioni, nei vari paesi, da quelli della Russia, dalla Cina, eccetera, ci fanno ben sperare. Allora, io ti ringrazio per aver detto queste parole durante questa trasmissione, perché sono troppi gli atteggiamenti. Sì, ma ho letto anche delle follie, tipo che ti iniettano un microchip col vaccino. Sì, l'hanno detto ieri in televisione. Anche, ma scusate, se uno ti punge una vipera e stai per morire, che appunto la vipera va all'ospedale, che chiedi? Cosa c'è nel vaccino antivipera? No, ti fai il vaccino. Per qualsiasi altra cosa ci siamo fatti il vaccino, ce la faremo pure per il Covid. Come ti fai per l'antipolio? Per fortuna che c'è e speriamo che vada bene. Certo. Tanto peggio di così, perché qua se no non si sa cosa succede. Lasciamo un po' queste cose, queste testimonianze su quello che sta accadendo tuttora, che perdurerà ancora nel tempo, e torniamo a parlare invece positivamente di quello che è il tuo mondo, il mondo dello spettacolo. Allora, cinema, tanto cinema, dicevi già alcune cose che stai programmando e che dovevano uscire, usciranno alcune? E Buonanotte sarà pronto in primavera. Di che parla? Vai, qualcosa, dicelo, anticipa un po'. Ecco, ti ho detto, faccio il padre, purtroppo, un padre che si ammala, con un figlio un po' pazzo, un ragazzo che ha fatto il centro sperimentale, e Massimo Cappelli, un bravissimo regista con cui non avevo mai lavorato, e quindi abbiamo girato, stranamente lui mi ha scelto come attore e poi mi ha detto giriamo a Tarquinia, ha detto non è possibile, io sto a Tarquinia perché sto lavorando con quest'altro gruppo di attori che sono più di 20, e quindi stavo già là e facevo, ho portato tutto quelli del gruppo, mio gruppo con cui facevo teatro, con cui sto facendo teatro, sono diventati personaggi di questo film, quindi hanno già fatto esperienza nell'ambito. È terminato già questo film o stai ancora? Sì, è terminato, le riprese sono terminate e adesso verrà poi montato, e tra l'altro mia sorella è pure montatrice del suono del film, quindi sì, l'ha già visto, mi ha detto che è molto bello. Pare che io sia bravo, quindi no. Pare, però questa lasciamola. Non è sicuro, non so. Senti, le tue esperienze passate nel mondo del cinema, hai avuto rapporti con grandi nomi del mondo del cinema, dello spettacolo, chi ricordi più volentieri? Un po' qualche cosa che ci regali. Io, a parte il mio maestro Gigi Proietti, ho avuto in Accademia Monica Vitti come insegnante di recitazione, con la quale poi io, con il mio gruppo dell'Accademia, abbiamo fatto una trasmissione televisiva che era Passione Mia, su Rai 1. Io cantavo la sigla con Monica Vitti. Sì. Cinema, frenetica passion, cinema, tormento ed illusion. Facciamo un duetto io e lei. E poi c'era una sitcom, lei e Nanni Loi erano i genitori, io facevo il figlio. E poi con Monica Vitti ho fatto un cortometraggio che ha avuto la nomination all'Oscar, come tu prima già accennavi, quindi orgoglio lo e vanto di Monica Vitti. Lo ricordiamo anche chi c'erano con te, c'era qualcuno anche, i tuoi amici tra l'altro. Tutti i miei compagni d'accademia che stavano in classe con me, che erano allievi di Monica Vitti e che si può vedere su internet, si trova questo cortometraggio dell'85 che ha avuto appunto la nomination all'Oscar. Poi devo ricordare il mio insegnante di regia in accademia, ha avuto Andrea Camilleri. Perbacco, Andrea, questo non lo sapevamo. Andrea assisteva alle mie prove quando faceva il Gran Chignolo, era lì seduto in platea e quindi ho avuto grandi... Ti ricordi di questo personaggio così, questo fumatore simpatico, accanito? Beh, lui non era ancora il grande autore Camilleri, era un lavorava regista per la che insegnava anche regia in accademia. Parliamo del 80, 1980, 40 anni fa. E lui, mi ricordo che c'era una scena tra una donna che uccideva con un coltello, erano una serie di testi del Gran Guignol, dei testi anche un po' cruenti in cui c'erano uccisioni, vendette, e allora lei brandiva questo pugnale, lo brandiva male, e allora Andrea Camilleri ha detto tu sai che il pugnale è un simbolo fallico? E allora lei da quel momento ha brandito il pugnale in modo corretto, completamente diverso. Ha capito che aveva un significato completo, era l'evirazione di questo uomo che meritava di essere ucciso. Poi ho avuto il mio primo giorno di attore su un set importante di cinema, è stato con Alberto Sordi, perché ho fatto Marchese Grillo,
e Monicelli mi venne a vedere mentre giravo con Proietti a Via Tolada, giravo Attore Amore Mio, voleva che io facessi Ricciotto, che era il braccio destro del Marchese Grillo, solo che era un po' troppo belloccio, e allora ha scelto invece tipo Sancho Panza, come si chiama? E quindi lui, e facevo però il capo delle guardie dentro il Quirinale, e facevamo le corse con le rane. E quindi il mio primo dialogo nel cinema con Alberto Sordi. Invece il mio primo giorno da regista cinematografico con Vittorio Gassman, il mio primo film quando eravamo repressi, lo aveva prodotto teatralmente, era il mio produttore teatrale Vittorio Gassman, e quindi... Com'era Vittorio Gassman? Stupendo. Sì? Simpaticissimo. Una persona intelligente. E allora lui faceva il sessuologo. Molto colto anche. Lui apriva il film e faceva un sessuologo. Un sessuologo che visitava il figlio, che era in crisi con la fidanzata. E loro dicevano, ma noi ci annoiamo molto col sesso. E lui, gli avevo scritto la parte, lui ha detto, posso aggiungere qualcosa? Non sai, figurati. Io ho un foglio a quadretti scritto da Vittorio Gassman. Sì, si è scritto a penna tutte le aggiunte, le citazioni colte, che diceva che il sesso deve annoiare, il sesso è morte, quindi deve giustamente annoiare. Faceva piedino sotto la scrivania a Francesca D'Aloia, che era veramente sua nuora, perché era fidanzata con Alessandro allora, e uscendo toccava anche il sedere al figlio, lo palpava, così, affettuosamente. E con Alessandro i tuoi rapporti? Ottimi, sempre, perché spesso mi cita nelle sue interviste, perché io sono stato il primo che gli ha detto... Sai che tu sei un attore da commedia, che tu fai ridere. E lui, che aveva fatto soltanto Affabulazione di Pasolini col padre, ha detto, dici, io, perché poi si vedeva un po' attore. Sì, l'impronta paterna. Con dei tratti molto importanti, pensavi di essere attore drammatico, invece con me ha fatto poi, abbiamo fatto sia quando eravamo repressi, e poi a teatro abbiamo fatto Le faremo tanto male, con Stefania Sandrelli, e da lì in poi ha fatto tantissime commedie. È vero. Maria Luisa, torno da te, allora aiuto. Salto da una parte all'altra e torniamo non a questo ultimo lavoro che si diceva, in cui ci si parla di danza, i lavori precedenti, ecco, con cui hai lavorato con Pino, sì, ma anche esperienze tue personali. Perché allora, stasera, tu per esempio hai lanciato tantissimi, molti che hanno studiato con te nella danza sono poi diventati importanti danzatori. Collaboratorio, allora, va bene, ma qui parliamo di danza. Allora, danza per danza... Dalla scuola io posso essere orgogliosa, perché posso essere orgogliosa di... Quanti ne sono passati? Migliaia? Beh, sotto parecchi, la tua bacchetta. Sì, sono 38 anni, quindi sono tanti. E vabbè, l'attuale primo ballerino del Teatro dell'Opera, che è intervenuto allo spettacolo sulla commemorazione di Traiano. Sì. Claudio Cocino è il primo ballerino del Teatro dell'Opera, ha iniziato danza da me. Lo accompagnai io a fare l'audizione al Teatro dell'Opera in Accademia. Bellissima. Per dire. E ha vinto Montesso, 800.000 premi anche. Sì. Beh, immagino. Poi Alberto Montesso, che adesso sta in televisione, ma comunque è stato insegnante a San Carlo, è stato nei più grandi teatri del mondo. O Alessandra, che sta a Berlino nei musical ed è una prima ballerina. E ho collaborato con le Cirque du Soleil per un'audizione tenuta qui in Italia. Quindi di soddisfazioni, ecco, ce ne sono. Tu hai più soddisfazioni nell'insegnare, quindi nel trasmettere ai giovani, per dare continuità a questa tua passione, o te la sei goduta un po' in gioventù, proprio come ballerina? Qual è la differenza tra l'insegnare e invece farlo proprio come mestiere? Allora, adesso ti dico, farlo come mestiere e sei protagonista sul palcoscenico. Quindi c'è anche un compiacimento personale, perché bisogna dirlo che quando uno sale sul palcoscenico e ci sta questa figura che... io già ci sto... è vero, sei scattata. La postura cambia subito. Quando stai dall'altra parte, diciamo dietro le quinte, è un po' come essere genitori. Uh-huh. Perché c'è questa trasmissione del sapere... che però vive in forma diversa, perché di fronte a un'altra persona. Tu trasmetti, comunichi,
sia la tecnica e magari pure l'emozione, però poi in realtà viene elaborata dalla persona e quello che esce è un prodotto diverso. Ecco perché poi da ognuno vedi un elaborato diverso. E Certo. ti dirò che nei lavori che pure ho fatto con Pino, non sempre ho avuto un materiale umano. Sì, Compreso a volte non è questo, neanche umano proprio il materiale. appunto, Quando abbiamo fatto 82 giornate, più di avevamo, 100 persone erano erano. 190 persone, c'erano anche persone della Proloco, persone con disagi vari, per cui noi abbiamo cercato di, come dire, però dare spazio a tutti facendo fare il passo secondo della gamba, chiaramente. Ecco, quindi lei ha saputo anche muovere persone che avevano anche difficoltà deambulatoria. Quindi ti dico, ecco. Però senza, cioè dando orgoglio anche a loro, Sì. perché eppure per me, allora per esempio nella mia scuola c'è stato un periodo in cui ho avuto persone con disabilità. E io ho portato in scena ragazze che in quel momento sordomute e sono state il mio orgoglio più grande. Certo. Perché la persona dotata, la persona che ha quella marcia in più ti dà, si illustro, sei contenta, però è proprio dove vedi la difficoltà che poi ottieni il risultato In quello, intimamente. Non certo. è che dici, ah, non vai sul giornale per questo, è No, una sono cosa che rimane la tua più conquista umane, migliore, soddisfazioni umane, più cioè intime. riuscire a cambiare, quando senti, vedi un ragazzo che ha una vocetta magari acuta e non corrisponde al suo fisico, il fatto che dopo 2 settimane parla in un altro modo e scopre che la sua voce è un'altra, è come se avesse una tastiera, è come se suonasse soltanto alcuni tasti e tu gli dici guarda che tu hai da qui a qui e quindi sì, ok, puoi parlare con questa voce alta, ma poi puoi avere dei bassi. E allora a queste persone cambi la vita, È vero, capito? quindi. Anche nell'ambito della scuola delle arti, ho avuto persone, dei ragazzi che avevano grossi problemi, che erano anche isolati nella vita, erano proprio, non avevano contatti con nessuno. Il fatto di scoprire col montaggio, con le riprese, delle possibilità, veramente hanno iniziato una nuova vita, sai? Sì. Abbiamo avuto persone che da lì in poi sono state contese da tutti i ragazzi della scuola delle arti perché avevano delle abilità maggiori di altri e Certo. quindi hanno trovato una nuova vita. E quindi ecco che il nostro lavoro è anche terapeutico, è anche una cura e dà guarigioni. Beh, c'è da dire che per alcune professioni, in cui naturalmente la dialettica è importante, la professione dell'avvocato, per esempio, ma anche alcuni Anche, imprenditori che ma devono tutti. gestire, quanto è importante l'insegnamento proprio, no? Certo. Quanto può essere importante non avere particolari difetti, ad esempio. Certo. E allora fare un corso che non è necessariamente devi diventare un attore, ma puoi migliorare te Esattamente. stesso, Sì, è in sì. funzione a un Ma lavoro. devi andare a E fare un diceva a suo tempo, concorso. tornando, certo, tornando a Vittorio Gassman, diceva che lui aveva la Z, e quindi parlava Zeppola. la zeppola, e quindi l'ha superato studiando, eccetera, Certo. perché era un problema grosso. Poi Chiaro. ci sono attori che addirittura balbettano, no? Hanno la Sì. balbuzie, e C'è quindi. Vinicio, tanto per non fare nomi, Vinicio Marchioni, Giorgio Esatto. Tirabassi, loro nella Quindi. vita non parlano, proprio Sì. si impuntano e non riescono proprio a parlare magicamente quando poi fanno, recitano, non hanno nessuna difficoltà. Che Quindi. questa è una cosa importante, veramente una liberatoria Anche per attori con loro. sindrome di Tourette ci sono, Greg per esempio, Roberto Fazzioli che ha lavorato spesso con noi, persone che hanno sindrome di Tourette e quando recitano. Quindi ecco come per esempio in questi altri ambiti recitare ti dà una maggiore libertà, tranquillità, serenità al punto da rimuovere certe cose che ti bloccano nella vita. E quindi questo che stai dicendo è stato fatto anche su te stesso, quindi hai lavorato anche su di te quando sei partito, eri giovanissimo, eri al Teatro Buonarroti, con Sì, io chi sono eri? rimasto un monolite e può asserirlo con cognizione di causa, Maria Luisa. Nella danza non c'è proprio speranza per me. La musica, io Quindi sento non ti molto la mandiamo a musica, Ballando con le no, Stelle, niente, no. la musica la sento molto dentro,
fuori, purtroppo col mio corpo non ho tutta questa abilità. Però ecco, ho anche ballato, attenzione, con proiettili di varietà sempre. A fianco avevo Laganà e avevo Massimo Premiuller, non erano anche loro delle étoile, diciamo, quindi ero in buona compagnia, però ballavamo molto con gli occhi, sorridavamo, facevamo delle espressioni pazzesche per compensare il resto che era un po' latitante, capisci? Quindi si imbroglia un po' con lo sguardo, l'attore sa come compendiare. E quindi, ecco, sì, ci sono varie problematiche. Ci sono attori, per esempio, che hanno problematiche con la comunicazione verbale, ma anche col corpo. Persone che non sanno dove mettere le mani quando vanno in scena. Dico, dove metto le mani? Io ho visto che sindaci. Chiamerebbe una risposta volgare, ma che uno evita. E dice, no, ci sono dei segreti, dei modi. Intanto io dico sempre, scusate, ma voi nella vita vi chiedete dove mettere le mani? Perché se stai su un palco ti chiedi dove mettere le mani? Cerca di immaginare quello che fai nella vita e le mani sai dove mettertele. Certo. Allora, concludiamo questa nostra splendida chiacchierata, è stata divertente, tra le altre cose. Abbiamo cercato di alleggerire un po' sì. Questo, e allora questo torniamo momento. Però allo spettacolo, perché noi lo lanciamo da questa certo. nostra trasmissione che parte stasera, noi lanciamo lo spettacolo che i nostri telespettatori troveranno. Allora, ridiciamo il titolo e poi naturalmente chiudiamo facendo gli auguri da parte di tutti e due. Ok, allora vuoi dirlo, questo spettacolo? Allora, potrete vedere su Telecivita Vecchia 6 lezioni di danza a domicilio, in cui io ho curato il testo e la regia, le coreografie le ha curate Maria Luisa Rubulotta, e ci sono 12 attori straordinari, civitavecchiesi, non professionisti, ma a volte anche più bravi dei professionisti. Quindi su questi schermi di Telecivita Vecchia, prossimamente il 25 dicembre. 25 dicembre sarà con noi Pino Quartullo con Maria Luisa Rubolotta ed altri interpreti civitavecchiesi che ci terranno compagnia durante queste giornate in cui siamo costretti a rimanere in casa, ma sarà veramente un piacere, ve lo proponiamo e poi sentiremo che cosa ne pensate. Allora vogliamo fare gli auguri entrambi? Sì. Allora? Prego. Allora. Vi auguro, cari civitavecchiesi, io sono felicissimo ogni volta che posso venire qua, perché c'è tanta parte della mia vita, i momenti più belli forse sono passati proprio qui a Civitavecchia, quindi sono contentissimo di poter tornare ogni tanto, di rivedervi, e quindi ora io non vedo voi, ma voi vedete me, e quindi ne approfitto per farvi i miei migliori auguri di Buon Natale. Ed ora Maria Luisa Rubulotta, anche da parte tua, non soltanto al tuo mondo della danza. E 5, 6, 7, 8? Vado? 5, 6, 7, 8. Tanti auguri a tutti. Passate in famiglia, in serenità. E allora, noi concludiamo con questo saluto e con questo augurio da parte dei nostri due ospiti. Ci terranno compagnia nel giorno di Natale, il giorno forse più importante dell'anno. Ma noi non li lasciamo soltanto, chiudiamo quest'anno naturalmente, ma li ritroveremo l'anno prossimo, quando di Covid speriamo non si parlerà più. E allora speriamo di rivedervi a teatro, nel nostro teatro, a Civitavecchia, e perché no, anche nei cinema, perché anche il cinema deve vivere. Grazie, grazie a tutti e due, è stata una bella compagnia. Ci ritroviamo presto. A presto.